Ciao a tutti e ben ritrovati su CF Recensioni a questa seconda stagione. Io ho iniziato questo canale con la mia prima recensione che riguardava il Moza Mini Me. Oggi inauguro questa seconda stagione di CF Recensioni con il Moza Mini S, ma lo vediamo nel dettaglio dopo la sigla. Allora, ecco il nostro Moza Mini S. Vediamo subito il contenuto della confezione. Quindi apriamo la confezione. Questo è la custodia del nostro gimbal. Queste sono le istruzioni. Vediamo subito cosa troviamo qui. Allora, quindi abbiamo le istruzioni in inglese, anche in inglese, poi abbiamo una spiegazione veloce di come aprire e chiudere il gimbal, alcune note per quanto riguarda il funzionamento dei tasti e degli adesivi. A questo punto andiamo a prendere quindi il nostro gimbal o gimbal. Allora, notiamo subito la particolarità quindi di questo gimbal da questo tasto. Questo tasto qui ci permette praticamente di poter fare questa operazione e quindi poter avere subito con questo scatto poi a disposizione il nostro gimbal. Ovviamente per poterlo richiudere è un'operazione molto semplice, quindi incastriamo prima questo qui, facciamo questa operazione semplice e ritorna nuovamente chiuso in questa posizione, sempre all'interno della confezione, questo appoggio che va applicato, quindi va avvitato alla base quindi del nostro Moza. Poi il cavetto di ricarica, quindi cavo di tipo C, quindi abbiamo un ingresso di tipo C che permette la ricarica. E poi abbiamo quest'altro cavetto che, nel caso in cui non volessimo quindi connettere attraverso Bluetooth il nostro smartphone con il Moza, possiamo utilizzare quindi questo cavetto uscita audio e quest'altro spinotto mini USB che va applicato, vediamo subito, in questa zona. Quindi abbiamo immediatamente qui l'uscita per poter utilizzare quindi attraverso un collegamento diretto il nostro Moza direttamente con il cellulare. Quindi rifacciamo questo movimento, lo richiudiamo in questo modo qui e lo riponiamo velocemente in questa maniera. Quindi devo dire operazione molto semplice. Lo rifacciamo, ecco qui. Ma adesso vediamo nel dettaglio alcune funzioni. Io ho acquistato il Moza Mini S da un venditore che, diciamo, ad un prezzo devo dire contenuto intorno agli 80-90 euro, poi appunto vi lascio in descrizione quindi anche il prezzo, offriva anche praticamente questo ulteriore accessorio. Stiamo parlando quindi dell'adattatore per la GoPro o comunque diciamo per una action cam. Non ho ancora avuto modo di poterlo diciamo provare perché comunque non possiedo una action cam ancora, per poco devo dire.
Tra le altre cose, all'interno della confezione, quindi dei documenti che vi ho fatto vedere prima, c'è ovviamente il libricino delle istruzioni. Alla fine di questo libricino ci sono le varie applicazioni che potete scannerizzare, attraverso le quali quindi scaricare l'applicazione e anche fare l'aggiornamento quindi del firmware. In ogni caso, io non devo dire, non sono riuscito a fare comunque questa a scaricare l'applicazione attraverso quindi questi codici, per cui sono andato direttamente, nel mio caso Android Play Store, e ho scaricato quindi le applicazioni. Ho scaricato quindi le due applicazioni che riguardano Moza, allora, che sono il Moza Genie e il Genie. E il Moza Assistant. Il Moza Assistant non sono riuscito ancora a comprendere quali sono i motivi per i quali non riesce praticamente a connettersi anche attraverso ovviamente Bluetooth con il gimbal. Per quanto riguarda l'altra applicazione invece, quindi questa qui, il Moza Genie, diciamo che non devo dire che l'ho scaricata dal Play Store, non mi ha dato nessun tipo di problema, per cui è un'applicazione che riesco a gestire tranquillamente sia sul, questo è un Samsung S10 Plus, e sia devo dire su un Samsung S7 Edge, ma vediamo ancora nel dettaglio altre funzioni di questo Moza Mini S. Allora, eccoci ritornati in studio. Voglio fare una piccola precisazione, cioè voglio spiegare velocemente che cos'è un gimbal. Beh, in realtà questo è uno strumento formato da aggiunti cardanici, che sono praticamente diciamo che poi sarebbe, sono gli organi o gli strumenti di trasmissione del movimento tra due assi di rotazione, quindi tra due punti, tra due assi, tra due motori, quindi, che effettuano delle rotazioni. Ed è uno strumento che viene utilizzato, infatti poi gimbal o gimbal significa appunto giunto cardanico, ed è uno strumento che viene utilizzato per stabilizzare quindi le riprese video con gli smartphone, con le reflex, con le videocamere. E ci sono degli stabilizzatori a due assi, a tre assi, ma ormai sono tutti praticamente a tre assi, X, Y e Z, quindi asse orizzontale, asse verticale e asse di movimento trasversale o comunque nelle varie direzioni legate quindi al movimento. È una precisazione importante per capire bene con che cosa abbiamo a che fare. Allora, partiamo intanto dal tempo di ricarica. Abbiamo detto che riusciamo a ricaricare, quindi io guardo anche dal PC per vedere praticamente ciò che vi sto mostrando. Quindi abbiamo l'ingresso di tipo C per la ricarica. La ricarica dura più o meno un paio di ore. E dura dalle 3 alle 5 ore, questo poi dipende, diciamo, dal nostro utilizzo, se è un utilizzo più o meno intenso. Quindi abbiamo detto per quanto riguarda la ricarica. Abbiamo quindi un LED, cioè nel momento in cui noi mettiamo il gimbal sotto carica compare una luce rossa. Questa luce rossa poi diventa blu, ci sono tre tacchette, quindi diventa poi blu con tre tacchette complete quando la ricarica appunto è completa. Quando invece poi inizia a lampeggiare, lo stiamo utilizzando, inizia a lampeggiare, quindi la lampeggia quindi di blu, significa che la carica della batteria si trova al di sotto del 20%, fino poi a diventare comunque rossa. A quel punto lì occorre ricaricare quindi lo strumento. Questo per quanto riguarda la ricarica. Allora, la prima operazione che dobbiamo fare ovviamente è quella che prevede il fissaggio del nostro smartphone, che facciamo in questo modo. Quindi
posizioniamo il braccio in questa maniera, non lo posiziono al centro, ovviamente io conosco, cioè già ho fatto questa operazione, per cui più o meno mi orienterò verso quella zona dello smartphone che so che mi farà tenere appunto il device più o meno stabilizzato anche in maniera manuale, prima ancora di accendere quindi il gimbal. Quindi facciamo in questo modo, ecco qui, a questo punto l'ho fatto apposta per farvi vedere quale può essere, diciamo, ovviamente un processo di correzione manuale. Se pende da questo lato, io che cosa farò? Spingerò lo smartphone da quest'altra parte, facendo in modo che possa essere controbilanciato. Diciamo che in questa maniera potrebbe anche andare bene. Per quanto riguarda invece il piano verticale, l'allineamento manuale, quindi del piano verticale, è dato da questo, da questa parte qui, che noi possiamo comunque modificare, cioè possiamo portare, spostare o in alto o in basso. Così più o meno può andare bene. A questo punto accendiamo il nostro Moza Mini S. Può succedere che non sia perfettamente allineato. Questa è un'operazione che possiamo correggere anche manualmente, facendo in questa maniera. Quindi possiamo anche ottenere questo tipo di, diciamo, di correzione. Tenendo quindi il tasto di accensione premuto per un paio di secondi, 2-3 secondi, quindi accenderemo il nostro Moza Mini S e comparirà questa luce blu che indica anche il livello massimo di batteria. A questo punto bisogna collegare tramite Bluetooth, attraverso quindi il cavetto di cui vi parlavo prima, bisogna collegare quindi il nostro smartphone al gimbal e lo facciamo attraverso l'applicazione Moza, che vediamo nel dettaglio. Allora, eccoci qui, questa è l'applicazione, la clicchiamo e andiamo subito, spostiamo l'applicazione quindi in senso orizzontale. Connessione Bluetooth, riconosce il nostro Moza e abbiamo una connessione comunque molto veloce. Questo è vi ricordo che questo è un Samsung S7 Edge, l'ho provato anche con un S10 Plus, non ho avuto nessun tipo di problema. È un'applicazione che non va, almeno fino ad oggi, insomma ormai è da circa un mese che utilizzo questo gimbal, non va in crash. Allora, abbiamo vari tasti, questo è il tasto che ci permette quindi di selezionare un soggetto e di poterlo inseguire. Dopodiché lo riselezioniamo e ritorniamo di nuovo nella posizione di prima. Qui abbiamo la possibilità con questo tasto di poter passare quindi dalla camera frontale, quindi dalla camera anteriore alla camera posteriore e viceversa. Queste sono funzioni che possono essere comunque ovviamente azionate, attivate attraverso i tasti del gimbal. Poi abbiamo quindi le impostazioni, andiamo nelle impostazioni. Io adesso utilizzo praticamente il tasto quindi dedicato del gimbal, quindi possiamo andare quindi nella revisione quindi delle foto, comunque dei video. Possiamo quindi, questo è il livello che ci permette comunque di avere quindi di visionare, diciamo, il livello quindi di posizionamento quindi del nostro gimbal. Poi abbiamo l'utilizzo quindi del flash, abbiamo per evitare, questa è una funzione per evitare, però comunque non è consentita almeno su questo smartphone, per evitare quindi le vibrazioni, quindi ridurre quindi le vibrazioni. Abbiamo quindi il passaggio il settaggio dei vari modi, per cui ad esempio selezioniamo questo settaggio e possiamo avere quindi passare dal video alle foto. Ancora possiamo andare quindi nella funzione time lapse, dedicato quindi alla fotografia, motion time lapse, e abbiamo quindi lo slow motion. Ritorniamo indietro e andiamo in altre funzioni, come ad esempio la personalizzazione.
personalizzazione, quindi questa è una funzione, diciamo, pro per chi comunque vuole comunque settare diversamente alcuni parametri, che, come ad esempio l'esposizione. Andiamo ancora nella risoluzione, quindi abbiamo vari tipi di risoluzione, 1920x1080, una risoluzione 3840x2160, ancora in HD, ancora in 1280x720 e poi abbiamo sempre la stessa risoluzione in 720p, però a 240 frame al secondo. Quindi abbiamo 720p a 240 frame al secondo, poi abbiamo 720p a 120 frame al secondo, 720x30 frame, poi abbiamo in 4K a 30 fps e 1080p sempre a 30 fps. Ritorniamo indietro e abbiamo altre funzioni, ad esempio come Professional Mode, ma questo l'abbiamo visto prima per quanto riguarda l'esposizione, il bilanciamento del bianco e lo zoom. Ancora un'altra funzione è quella che comunque ci permette, quindi di vediamo un attimino se riesco a trovare questa funzione. Questa è quella che vi dicevo, che comunque nella quale non mi permette di accedere. Quindi abbiamo la funzione, quindi il flash, possiamo, come ad esempio nelle impostazioni classiche degli smartphone o comunque delle reflex, possiamo selezionarlo, quindi in automatico possiamo selezionarlo su off oppure su on. Ancora, allora, abbiamo anche la griglia, ovviamente, quindi la possibilità di poter avere varie tipologie, quindi di griglia, per poterci regolare, quindi in base ovviamente per poterci allineare, quindi in base alla scena. Abbiamo la possibilità di poter utilizzare quindi vari filtri. Quindi diciamo che le funzioni sono tante. Ancora, eccola qui. Quindi questo per quanto riguarda quindi il focus, quindi abbiamo varie possibilità, posizionati in auto oppure infinity, su macro, su una continua messa a fuoco per quanto riguarda i video e per quanto riguarda quindi le fotografie. Eccola qui, la possibilità di poter collegare quindi il nostro gimbal connesso ovviamente allo smartphone attraverso un auricolare Bluetooth. Quindi ad esempio sto effettuando comunque delle riprese video attraverso quindi l'ausilio di un microfono esterno, quindi tramite cavo, quindi utilizzando poi l'ingresso dello smartphone, però in realtà noi potremmo anche utilizzare quindi un microfono Bluetooth, e questo ci è permesso quindi di farlo, ci è consentito. E poi ancora c'è la possibilità, questa è un'altra funzione carina, di poter condividere immediatamente i nostri video su Facebook, YouTube o comunque in streaming, live stream, attraverso quindi altri servizi. Quindi possiamo dire che comunque è un gimbal con tutte le funzioni attuali presenti su questa tipologia, quindi di prodotto, di articolo, di strumento, di stabilizzazione per i video, ma devo dire anche per le foto. Allora, una funzione per cui credo valga la pena spendere comunque qualche parola in più è quella del tracking, cioè la funzione legata alla possibilità di poter tenere fisso nell'inquadratura un soggetto durante quindi una ripresa video o comunque poter seguire quindi un oggetto in movimento, che si attiva in questo modo. Allora, questo è il tasto per l'attivazione, dopodiché ci viene chiesto di selezionare un'area, ad esempio noi selezioniamo quest'area qui, ecco qui. L'area rimane selezionata. A questo punto noi possiamo spostarci intorno al soggetto, dopodiché il gimbal, quindi il braccio del gimbal, ci terrà sempre fisso quell'area, quindi terrà sempre inquadrata quell'area. E devo dire che questa funzione va abbastanza bene sia sulla fotocamera, può essere intanto attivata sia sulla fotocamera anteriore che posteriore, e funziona decisamente bene. Allora, una funzione, un passaggio importante è la calibrazione che va effettuata in questa maniera.
Quindi premiamo questo tasto e andiamo su calibrazione, confermiamo e anziché procedere in questo modo con questo tipo diciamo di calibrazione che risulta comunque più complicato da gestire, settiamo, premiamo questo tasto e facciamo calibrazione guidata, premiamo start e ci posizioniamo sui 180 gradi. Ci dice che è fallita perché la ripetiamo, sono riuscito a posizionarlo direttamente sui 180 gradi ed è ok. Lasciamo questo tipo di calibrazione, lasciamo che faccia da solo sui 168 gradi e ci dice che è tutto ok. Quindi è ancora staccato dal braccio, diciamo dal motore. Premiamo ok, ritorniamo indietro, chiudiamo quindi questa funzione e premiamo di nuovo il tasto di accensione, questo qui, in maniera tale che ritorni di nuovo in asse calibrato. Allora, per quanto riguarda i microfoni, noi abbiamo tre possibilità. La prima è, diciamo, questa rappresenta una novità per quanto riguarda questa categoria di prodotto, è dato quindi dalla possibilità di poter collegare ad esempio un auricolare Bluetooth al nostro software, quindi poi al nostro ovviamente gimbal. Perché c'è questa possibilità? Io l'ho provato, però devo dire che i risultati non sono soddisfacenti. Poi magari ci saranno degli aggiornamenti che permetteranno un migliore utilizzo di questa possibilità. L'altra invece, ed è quella che comunque mi riguarda, è data quindi dalla possibilità di poter utilizzare un microfono esterno, acquistato 10, 12 euro, 15 euro, 19 euro, insomma poi dipende dalla qualità del microfono. Ho fatto anche una recensione per quanto riguarda questo microfono, ne effettuerò, ne realizzerò delle altre. Quindi cavetto direttamente collegato allo smartphone e devo dire che non ci sono problemi per quanto riguarda la resa nella stabilizzazione, nonostante ci sia questa connessione col cavo. E questa è un'ottima possibilità, anche perché questo microfono, per quello che costa, dà degli ottimi risultati. La terza possibilità, ovviamente più professionale, ho utilizzato e ho provato anche quest'altra alternativa e devo dire che i risultati sono eccezionali. Quindi è la possibilità di poter collegare alla base quindi del gimbal questa staffa, che comunque ho acquistato sempre su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione, che ci permette di poter collegare ad esempio un microfono come questo che sto utilizzando, quindi della Saramonic, ovviamente l'altro microfono che sto utilizzando in questo momento, quindi sulla Canon. Io registro con una Canon 80D e con una Canon 6D Mark II, quindi poter utilizzare questa staffa alla base del gimbal con applicato il microfono ricevente, ovviamente quindi senza più l'ingombro di cavi e con la possibilità di poter far allontanare anche di molto il soggetto ripreso rispetto quindi al punto quindi di ripresa. Gli aspetti negativi ce ne sono almeno un paio. Innanzitutto la calibrazione sinceramente non è eccezionale, per cui ogni volta che devo calibrare questo gimbal poi personalmente mi trovo costretto a dover ulteriormente effettuare una calibrazione, però voglio dire è accettabile come situazione dover calibrare manualmente sul braccio, quindi mettere quindi manualmente in asse poi lo smartphone. Questo può succedere e devo dire che succede anche con altri gimbal. Inoltre poi prossimamente effettuerò anche un'ulteriore recensione, perché in realtà l'ho messo in preordine su Amazon, dell'Osmo Mobile 3.
Per quanto riguarda invece la calibrazione, per quanto riguarda invece il tracking, anche lì nella prima parte del video ho parlato bene di questa funzione, però in realtà anche questa è una funzione da migliorare, nonostante che ci sia questa doppia possibilità di poter utilizzare, quindi sia anteriormente, quindi sulla fotocamera anteriore, quindi sulla videocamera anteriore, che sulla videocamera posteriore. La terza condizione che comunque in ogni caso non mi fa parlare benissimo, ad esempio, di queste attrezzature, è il fatto che non si riesca ancora a poter almeno registrare in full HD, non dico in 4K a 30 fps, e quelli ci sono sempre, ma in full HD a 60 fps, per cui questi software legati quindi a questi gimbal non permettono per adesso di poter andare oltre il full HD, parlando di full HD a 30 fps, quindi non poter andare oltre i 30 fps. Quindi per quanto mi riguarda preferisco sempre utilizzare l'applicazione della camera interna dello smartphone, che anche in questo caso su un Samsung S7 Edge mi dà la possibilità di poter registrare quindi in 60 fps in full HD. Per il resto diciamo che, considerando il prezzo intorno ai circa gli 89 euro, diciamo che tutto sommato è sicuramente uno strumento per la stabilizzazione video che sicuramente può essere preso in considerazione per poter iniziare a realizzare, ad effettuare delle riprese video in maniera più professionale. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube CF Recensioni e di mettere un like se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto di condividerlo anche con i vostri amici, con i vostri conoscenti, permettendomi così anche di poter far crescere il canale e continuare a realizzare recensioni come questa. Per adesso e solo per adesso vi saluto e vi rimando al prossimo video da CF Recensioni e Cesare Fusco.